praticamente fa esattamente la stessa cosa, solo che praticamente il default row per default è false e cripta in 40 caratteri in formato esadecimale, mentre se lo metto come true, cripta in 20 caratteri come formato binario. Questo mi dovrebbe far capire perché io ho messo 40 caratteri al campo praticamente password dentro al database. Perché naturalmente se io lì dentro dico che la password può essere lunga al massimo 8 caratteri e poi la cripto la faccio diventare dei 40, me la tronca e praticamente non serve a niente. Quindi vedete che praticamente criptare o meno un'informazione fa sì che, dato un campo testo che io ho definito con un certo numero di caratteri, questo campo testo, una volta che è criptato, non può più contenere lo stesso numero di caratteri. Pensate se io volessi cifrare il numero di cellulare. Il numero di cellulare è più 39, che ne so, 331-2900-660, il mio uno conta i caratteri, dice, beh, faccio un campo testo per il numero di cellulare che contiene questi caratteri, perché questo è il massimo che può contenere. Poi lo vado a cifrare, utilizzo l'SH1 in formato esadecimale, e i caratteri ne diventano 40, quindi come tale lui tronca praticamente questa cifratura e mi ha aperto praticamente l'informazione. Quindi se vedete da una parte la progettazione ottimizzata di un database fatta scegliendo accuratamente il tipo di dato e la lunghezza per quanto riguarda i singoli campi, in questo caso salta se comincia a cifrare, a utilizzare algoritmi di cifratura. L'SH1 è 40 in esadecimali e 20 in binario. Pensate all'SHA256, che praticamente diventa, mi sembra, di 256 caratteri in esadecimale e in 128 in binario. Che è il storia dell'SHA256. Esistono altri protocolli più complicati di cifratura, però fondamentalmente questi due sono quelli più utilizzati praticamente nel WHP. Come lo posso usare? Ripeto, se voi vedete gli esempi che ho fatto, io lo posso usare direttamente dentro l'insert into, ma lo posso utilizzare anche direttamente dentro la query string. Secondo me è meglio utilizzarlo dentro la query string, così già mando un dato cifrato, quindi se qualcuno praticamente mi apre la mail e non riesce a fare il copia e incolla di quel dato cifrato, praticamente poco male. Se invece lo faccio dentro l'insert into, per il momento dentro la mail il dato passa in chiaro, perché dentro link si vede. Allora, la cosa potrebbe essere risolta così: io me ne vado praticamente dove costruisco praticamente la mail, vedete qua dove c'è praticamente il passo dollaro pass, e qui dentro ci metto per esempio md5 aperta parentesi, ci metto questo e ci lascio, che ne so, 40, ci lascio il default che è false, quindi io sto criptando in esadecimale con 32 caratteri, giusto? Ok? Ctrl S. Quindi adesso io provo a fare un'altra registrazione. Allora, un'altra registrazione, questa la possiamo cancellare, quindi andiamo in home, così facciamo refresh. Metto qui sempre dentro m.dipaolo la profile web, qui dentro scrivo ciao, faccio registrati, mi arriva praticamente la mail, eccolo qua, vado praticamente dentro l'ultima mail che è questa, quando vado sul link notate che come ha cifrato praticamente la password, ci ha messo tutta una serie di caratteri praticamente strani. Io a questo punto, se faccio clic sul link, grazie per aver confermato la registrazione, se vado dentro al database faccio un refresh, speriamo che non mi dia errore, no, per fortuna, notate quella praticamente è ciao scritta praticamente che vi dà in formato esadecimale. Quindi se decidete praticamente di criptare praticamente i file, le informazioni che mandate tramite mail, tenete presente che il campo di arrivo non può essere quello che avete stabilito in lunghezza. Tipicamente si cripta fondamentalmente la password e qualche dato sensibile, per esempio l'indirizzo, il numero del telefono,
che potrebbero far risalire alla persona il codice fiscale, queste cose qua. Non è che uno si mette a criptare un testo di 255 caratteri con un algoritmo che ci aggiunge altri 256 parti. Sembra un pochettino esagerato, però i dati, quelli proprio sensibili, a partire dalla password, diciamo, quelli dovrebbero essere criptati. E vi consiglio di farlo direttamente dalla query string. L'altro modo, quello di farlo praticamente da operazione, io adesso cancello queste mail così in modo tale che me ne arriva uno. Per esempio, se io lo tolgo praticamente l'algoritmo di MD5 qui dalla query string, vedete? E ristabilisco quello che era il dollaro post precedente. Naturalmente non mi faccio la prova con il row impostato a true, perché cambia solamente la tipologia di cifratura da esadecimale a binario, quindi vedete tutti 1 e 0 e sul numero di dati binari che lo inserisce dentro. SH1, stessa cosa, ok? Quindi anziché cambiarlo qua dentro praticamente la registrazione, quando vado a fare praticamente l'inserimento, e qui dentro vedete io dentro l'insertink metto tranquillamente MD5 e lo metto qui dentro. Quindi i dati mi passano praticamente in formato naturale, cioè praticamente visibili dentro al link, però quando vengono praticamente inseriti vengono cifrati utilizzando la stessa funzione lato SQL praticamente, ok? Quindi io qui dentro adesso vado in home, faccio un'altra registrazione, m.dipaolo, ci metto zia, registrati, clic, qui praticamente il dato passa praticamente in chiaro. Quando vado a fare clic qui dentro, lui si registra la newsletter, vado praticamente dentro al database e lui praticamente ha scritto zia praticamente cifrato, ma l'ha fatto praticamente lato SQL. Questo perché, come vi ho spiegato quando abbiamo iniziato a parlare di MySQL, MySQL dentro c'ha un suo piccolo linguaggio di programmazione, c'ha l'if, il case, il when, tutte queste cose qua, ma ha anche dentro un certo numero di funzioni che sono identiche come nome e come praticamente usa quello che c'è dentro PHP. Quindi dentro questo linguaggio c'è anche la funzione MD5 e anche la funzione SH1, quindi lo potete utilizzare indistintamente dall'una o dall'altra parte. Io ripeto, la cosa migliore è già mandare praticamente l'informazione criptata, tenendo presente che nelle query string c'è un massimo numero di caratteri che possono essere mandati, io non mi ricordo mai qual è, dovrebbe essere 2 alla 16, quindi dovete tenere presente che la cifratura che fate praticamente dell'informazione non superi praticamente questa dimensione, ma è molto raro se uno cifra un indirizzo, per quanto possa essere un indirizzo complesso, non arriva mai a 65.000 caratteri cifrato. La password, nel caso più grande, sono 10 caratteri cifrato a 256, diventa 266 caratteri che sto spedendo, quindi come tale sto tranquillo, diciamo, in quei casi. Quindi questo fondamentalmente sono come si fa praticamente l'invio di una mail e come si fa praticamente l'inserimento e l'update via codice praticamente PHP. Vedete che sono proprio due righe di codice molto semplici, ok? Sempre che naturalmente poi il server PHP funzioni in maniera corretta. Allora, questo qua, vedete, vi ricordate che io dentro a Connect, se andiamo dentro Connect PHP, vi ricordate che io avevo messo una variabile, vedete, che non avevo utilizzato, vedete il mio sito? Per questo l'avevo messa qui dentro, in modo tale che io quando lavoro in locale, che ho quel problema del PAT, qui dentro definisco questa variabile, diciamo, mio sito, e la utilizzo. Quando invece non mi serve, praticamente basta che la commento dentro al codice e praticamente lavoro praticamente
diciamo online veramente. Qui dentro io avrei potuto mettere tranquillamente questo primo pezzo, mettevo la variabile praticamente mio sito. Quindi bastava cancellarla oppure andarla a modificare praticamente dentro al commento, mettendo come stringa che non c'è sta niente. Quindi vedete, creare questi file di include è molto comodo perché io qui dentro ci posso andare a mettere tutta la serie di informazioni che so che io utilizzerò in più parte del mio applicativo e quindi come tale quando le devo andare a modificare, praticamente non ho alcun problema perché basta che le modifico in un file PHP e automaticamente si riflette praticamente su tutta quanta l'applicazione. Allora, mentre voi controllate un attimo cos'è questo qua, io intanto controllo anche perché a lui non funziona. Txt e mail meter punto content transfer dollaro probabilmente mai che ne so senti però quel dollaro tu ne ho aggiunto una perché mi manca poco per cercare di soggetto messaggio header dollaro posto si chiama così il campo txt e sì mail è scritto maiuscolo e minuscolo sì sto controllando più volte sì mi sembra che txt e mail txt e mail c'hai ragione è scritto bene dollaro Dovrei farci una txt e mail, si vede che si è blu qua, txt e mail, viene registrato, sì. Allora,